Benvenuti a Gallipoli. È veramente complesso parlare di Gallipoli, si è detto di tutto di più, ormai negli ultimi direi 20 anni è stata raccontata in tutti i modi e in tutte le salse. Cercheremo appunto di raccontare questo posto di confine, quindi questa penisola su una penisola, quindi che si protende verso quell'est che nel corso dei secoli l'ha anche in qualche modo contaminata. Però oggi quello che noi cercheremo di fare è raccontare 10, dico solo 10, opportunità, 10 cose da vedere, da scoprire e da vivere a Gallipoli. E noi faremo questo percorso in motocicletta alla nostra maniera, ma evidentemente questo itinerario può essere realizzato in tutti i modi. Noi lo stiamo facendo nel mese di dicembre, un mese di dicembre dove si vede c'è un gran bel sole, ce la stiamo godendo veramente da paura. Quindi se parliamo del mese di dicembre vuol dire trovare un certo tipo di offerta di cose da fare e tra l'altro la possibilità di partecipare a momenti di tradizione popolare molto sentiti. Ma in particolar modo noi ci soffermeremo su una Gallipoli illuminata a festa per le festività natalizie. Lo faremo in una Gallipoli che ci darà la possibilità di vedere uno dei suoi massimi emblemi della tradizione della lavorazione della cartapesta, perché andremo a vedere poi l'ultimo dell'anno che cosa vuol dire pupo. Altre cose che vedremo possono essere realizzate ovviamente vissute in tutto l'anno, soprattutto là dove se magna. E durante questo video mi vedrete fare una passeggiata anche con un altro motociclista speciale, ossia il sindaco di Gallipoli, nonché presidente della provincia. E lo ringrazio ancora una volta per essersi prestato a fare questo giro in motocicletta con me, dove ci sono stati dei momenti anche di mia paura perché non volevo fare danni, e soprattutto in questa chiacchierata che vedrete che abbiamo fatto in riva al mare, dove in maniera molto diretta e molto semplice ha raccontato il suo punto di vista e tutto ciò che rende davvero speciale e unica questa località. E mentre voi vi mettete comodi, iniziamo con il primo suggerimento e la prima cosa che vi voglio suggerire di fare, ossia andare a godervi una buona colazione in una delle tante buone pasticcerie bar a Gallipoli che tramandano una tradizione di produzione artigianale, e vedrete che non ve ne pentirete, potrete assaggiare dei dolci veramente buoni. Il nostro itinerario è tutto nel comune di Gallipoli e frazioni. Abbiamo dovuto trascurare importanti punti tappa come ad esempio la cattedrale, ma volevamo offrire un mix di suggerimenti rinunciando necessariamente a qualcosa. Consideriamo quale punto di partenza il Corso Roma, dove ci fermeremo per la colazione. Percorreremo il periplo del borgo antico assicurandoci che la ZTL non sia attiva. Scivoleremo lungo la costa sabbiosa a sud di Gallipoli con le soste che vedremo e relativi percorsi a piedi. Ritorneremo in città per raggiungere Torre Sabea, dove chiuderemo l'anello dopo una puntatina a Rivabella. Buongiorno. Oh, sosta colazione. Buongiorno. Buongiorno. Che meraviglia. Oh, il mio bel cornetto e un bel cappuccio. Grazie. Come ti chiami? Erika. Ciao Erika, grazie. Questo qui, io sono molto affezionato al cornetto. Sai perché? Ho tante storie da raccontare sul cornetto gallipolino. Questo qui io me lo mangiavo di solito quando, durante la notte. Bello caldo. Quindi, bello caldo e via. Anche perché io ho scelto questa pasticceria, poi la pasticceria gallipolina sono tutte buone. Beh certo. Però questa qui è. Quindi anche un bel cappuccio. Io adesso approfitto e do un sorso qui, se ce la faccio. Grazie. Ops. Ragazzi, faccio vedere che cos'è un cornetto. Troppo buona, me lo mangio così. Questo è un signor cornetto. La sosta pasticceria gallipolina è imperdibile, giusto? Giusto. Tu lo mangi, ti piace? Certo. Io l'adoro. Ogni mattina. Vorrei dire che questo cornetto è veramente tanta roba.
Barbara. Pesa un chilo. Cioè, guarda quanta crema, che bontà. Poi il sapore della crema è veramente buono. Allora ragazzi, sono arrivato alla fine. Vi posso garantire che mangiare questo cornetto è stata un'esperienza. Cioè, era pieno di crema, pieno, buonissima. Con il sindaco come passeggero in moto, prima di procedere con la seconda tappa, iniziamo a seguire in pillole la chiacchierata con il primo cittadino. La cosa che mi ha colpito di più è che sei anche un motociclista. Diciamo che ognuno ha tante cose nella certo. vita, al di là delle maschere pirandelliane, ogni personalità e ogni vita è fatta di tanti pezzi di puzzle messi insieme. E la mia Honda Shadow è un pezzo del puzzle della mia vita. Troviamo qui nel mese di dicembre a Gallipoli, io sono con il maglioncino, quindi una situazione assolutamente speciale. Quali sono le attrazioni che rendono così ormai speciale Gallipoli come posto al quale ovviamente tanta gente non riesce a rinunciare? Si parte da una base che ci è stata donata, ossia la bellezza di una comunità che è una penisola, è bagnata a tre lati dal mare, è un posto fantastico in cui ci sono delle spiagge che i Caraibi ci fanno un baffo, e sabbia purissima, mare cristallino, l'acqua così bella, diciamo, c'è in pochi posti nel mondo, non lo dico io ma lo dicono certo. le recensioni del turismo balneare. E poi, a differenza di tutte le località balneari, è una città vera e propria, con un centro storico ricco di storia e di cultura, e quindi è una città che si presta al visitatore a costruire emozioni e sensazioni ed esperienze a 360 gradi. Ci sono i percorsi naturalistici con un parco naturale, c'è il mare fantastico, c'è il centro storico con chiese straordinarie, il barocco che ha qui dei pezzi unici e straordinari, una storia ricca, ricchissima di eventi, di poeti e di uomini che hanno fatto la storia d'Italia. E passeggiando nel centro storico, oltre che a visitare i nostri luoghi culturali, dal museo alle biblioteche, si respira questo, certo. questo clima fantastico e quindi le persone scelgono di venire ormai in un luogo in cui possono fare più cose. E qui questo c'è, e poi c'è la storia di un popolo autentico. Io dico sempre che il mare bello c'è a Gallipoli, ma c'è anche in altre parti del mondo. E oggi spostarsi nel mondo è facilissimo, non con la moto, con gli aerei. Certo, certo. Con gli aerei è facilissimo spostarsi. Qui invece trovi ancora il calore di un popolo che ti fa sentire la propria vicinanza. C'è ancora la vecchietta che fa le orecchiette, c'è chi apre la porta per farti sentire l'odore della zuppa di pesce con il pesce pescato dalla certo. nostra comunità di pescatori, c'è la musica popolare, c'è la cucina, le ricette con il pesce a chilometro zero sono fantastiche, il gambero viola di Gallipoli ormai rinomato in tutta Europa, e quindi un posto in cui questa serie di fattori rendono straattrattiva questa comunità. Ecco, mi colpisce quello che dici rispetto all'autenticità, perché io credo che si sia persa un po' l'abitudine, no? di avere questo contatto con l'autenticità delle genti, della cultura e dei popoli, e credo, ovviamente la conosco molto bene, Gallipoli, credo che davvero il Salento e Gallipoli lo offrano in modo speciale e arriva dritto dritto alla pancia del visitatore. Ormai il viaggiatore non vuole vedere solo i posti, vuole esatto. conoscere il senso delle radici di quei posti. Certo. E vuole capire quello che si mangia, perché si mangiano quei piatti della tradizione, vuole capire qual è la musica di quel luogo, vuole sentire e capire come vivono, hanno vissuto nella storia quelle persone. E questo a Gallipoli è possibile, perché tu entri, c'hai un ristorante di super lusso, accanto alla corte ancora la vecchietta di 85 anni che ti apre la porta e ti fa vedere i quadri di famiglia o le foto di una Gallipoli certo. degli anni 60. Ti prende per mano e ti trasporta.
Il secondo suggerimento è legato alla tradizione natalizia che qui a Gallipoli trasuda ovunque nel mese di dicembre. Mi riferisco ai presepi. Attorno ai presepi ruota da sempre tradizione ed arte. Dalle case private alle confraternite potrete trovare diverse interpretazioni della natività. Ad ogni modo, in questa seconda tappa suggerita vedrete delle immagini di un presepe visitabile tutto l'anno che potrete trovare nel borgo antico in via Antonietta de Pace. E raggiungiamo questo luogo la sera in una suggestiva Gallipoli che giustifica di per sé una passeggiata lungo tutte le mura e il centro del borgo antico. Quindi eccoci a Betlemme, Casa del Pane, un luogo che si estende su un'area di 140 metri quadri e il tutto a grandezza naturale. Si tratta di un percorso itinerante dove ci si può immergere in un contesto con soggetti e oggetti evocativi di quel tempo. Gallipoli, Salento, buongiorno. Ma dove mi trovo? Mi trovo ad una delle tappe assolutamente da consigliare, ossia una passeggiata in riva al mare, sulla spiaggia, sul bagnasciuga. In questo caso stiamo parlando di una passeggiata invernale. Ragazzi, guardate che mare. Pacato, veramente pacato. Guardate, guardate, guardate che serenità. E questa è una di quelle passeggiate da godersi tutto l'anno, in ogni momento dell'anno, in ogni situazione, ognuno se lo può fare a proprio modo. Ci sono dei giochi di luce e dei riflessi sull'acqua incredibili e adesso ve li farò vedere dall'alto. Stefano, ovviamente devo andare su questa domanda. Al di là dei piatti tipici, che magari tu vuoi raccontare brevissimamente, qual è quello che a te piace di più? E che consigli? Guarda, a me, io adoro i gamberi crudi. I gamberi crudi sono una specialità, un sapore straordinario, ma poi la cosa fondamentale è succhiare la testa. Cioè, questo a qualcuno può sembrare assurdo, ma...
non puoi non sentire il sapore del gambero pescato a Gallipoli se non batti dalla testa. Quindi quello ti fa impazzire. Quello mi fa impazzire. Quello lo consiglio. Quello mi fa impazzire ed è un'esperienza vera e propria che va vissuta. Quindi è il gambero esperienziale, il gambero esperienziale. E quindi andiamo avanti con la tappa successiva. Ho fame, sono a Gallipoli e non vogliamo assaggiare la rosticceria locale? Rustici, calzoni e pizzette. Andiamo con il quarto consiglio. Io vorrei un calzone fritto. Certo. Perché mi hanno detto che c'è sia il calzone fritto sia... al forno. Ok. La differenza è che in uno ci va la besciamella, quello al forno con il pomodoro, e invece quello fritto, se lo fai in maniera diversa, il gallipolino se ne accorge. Quindi c'è solo pomodoro, mozzarella. Ok, allora io lo voglio assaggiare subito il calzone, perché ovviamente non potrei farne a meno. Grazie. Prego. E ovviamente devo farmi venire voglia a tutti quelli che mi vedono. Tanta roba. L'ho mangiato avidamente e ovviamente rischiava di non andare giù. Però la tradizione del calzone non si smentisce mai. Certo. Grazie. Prego. Però oltre al calzone io avevo anche la possibilità di scegliere il rustico tipico della rosticceria gallipolina. Dimmi qualcosa del rustico. Pasta sfoglia, besciamella, pomodoro e mozzarella. Vi consiglio sempre di assaggiarlo. Adesso farei fatica ad assaggiare anche il rustico. E dopo aver soddisfatto il palato, è il caso di considerare un'essenza di cultura locale. Parliamo delle confraternite. In passato erano delle micro società e i confratelli indossavano e continuano a indossare ancora oggi l'abito confraternale. Sostanzialmente si tratta di un saio con il cappuccio bianco. Noi siamo andati a visitare quella di Santa Maria della Purità, collocata ovviamente in un posto speciale, ma in questo caso vedrete l'incontro con il priore che ci racconterà qualcosa. Vi lascio le immagini. Quinto consiglio. Ci troviamo in una delle confraternite, delle 10 confraternite di Gallipoli. E la nostra confraternita in antichità era la confraternita degli scaricatori di porto. Ah, la confraternita degli scaricatori di porto. Sì, che okay. Pur essendo, possiamo dire, un ceto abbastanza umile, ma stiamo parlando l'anno di fondazione 1660 più o meno, e in quel tempo gli scaricatori di porto avevano una mole di lavoro così elevata da potersi permettere un oratorio del genere, perché era molto in voga allora il traffico di olio lampante che serviva per l'illuminazione. E oggi tu sei il priore. Che cosa fa il priore? Allora, innanzitutto il priore è il moderatore della confraternita ed il legale rappresentante. Il priore, in poche parole, viene eletto ogni 5 anni dall'assemblea dei confratelli e delle consorelle, perché adesso c'è anche un bel ramo femminile, okay, che possiamo dire ci sostiene. In poche parole lui si occupa del mandare avanti tutta la prassi della confraternita, sia in ambito amministrativo che anche curandone, voglio dire, l'aspetto anche strutturale. Nel momento in cui ha bisogno di interventi di restauro fa le dovute richieste alle varie sovrintendenze, perché questa è una chiesa, possiamo dire, pinacoteca. Addirittura all'interno ha 116 dipinti di diverse dimensioni che, in poche parole, ne fanno da cornice.
la stupenda Pala d'Altare di Luca Giordano ed una chicca che noi mostriamo ai visitatori quando vengono, che sono gli affreschi nascosti dietro ad un grande pannello in tela nel 1700 raffigurante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che, come stavo dicendo, nasconde questo piccolo segreto, che sono quattro affreschi. E adesso questo piccolo segreto Mino ce lo farà vedere. Certamente. Ed ecco la sorpresa. La processione più suggestiva che inauguriamo nel corso dell'anno, ovviamente, è la processione del Sabato Santo. Bene ragazzi, ci dirigiamo verso la sesta tappa, la punta della Suina e il Pizzo. Ci troviamo a circa 6 km dal centro della città, in direzione sud. Stiamo per raggiungere una delle zone e delle spiagge più belle e famose del Salento, e non a caso inserite nella classifica delle 50 spiagge più belle d'Italia. Ci sono molte ragioni per cui vale la pena visitare questo posto. Come vedrete, tra poco dalle immagini, la bellezza naturale del luogo è mozzafiato. Un litorale basso e sabbioso, punteggiato da piccoli scogli che sfiorano l'acqua. La sabbia è fine e bianca, l'acqua è cristallina e di un color turchese intenso. Il contesto naturale è inoltre incontaminato, con una ricca vegetazione mediterranea che circonda la spiaggia. Da molti anni ormai è sorto sulla spiaggia uno dei Ciringhito più gettonati della costa. Non è passato inosservato neppure a Biagio Antonacci, che l'ha usato come location di un famosissimo video musicale. Qual è un posto di Gallipoli che ancora ti emoziona e che tu suggerisci di andare a chi ci sta guardando a fermarsi un attimo ed emozionarsi anche lui? Ci sono Gallipoli, diciamo, ci sono più posti che emozionano e che
cui io, diciamo, ho un legame affettivo particolare. Sono due luoghi fantastici che consiglio a tutti di visitare. L'affaccio della Purità nel centro storico al tramonto, cioè fatelo, perché è una spiaggia naturale sotto le mura storiche della città, in cui il sole tramonta e sembra con i suoi colori raccontarti le mille storie di questa comunità. E poi la passeggiata sulla spiaggia, sulla zona dei Lidi, anche lì con questo mare nelle giornate di tramontana con l'acqua trasparente, è un'emozione straordinaria che ti rende un tutt'uno con il resto, certo, del mondo. Ti fa davvero entrare in contatto con te stesso. E a proposito di quello che dice Stefano Minerva, rispetto al tramonto e alla spiaggia della Purità, io vi posso dire che tutte le sere, bene o male, tutte le sere, in tutti i giorni dell'anno, io assisto, quando mi capita di essere a Gallipoli, al rituale della gente che con il telefonino deve immortalare il sole al tramonto. Vengono apposta. Durante il nostro tour abbiamo previsto momenti e tappe per godere delle infinite sfumature di colori che questo mare e questo luogo offrono nei diversi momenti della giornata. Quella che vedete è un'alba da Lido San Giovanni, provatela e vivetela. Tuttavia la nostra settima tappa e consiglio riguarda il tramonto dalla spiaggia della Purità, assolutamente imperdibile durante tutto l'anno. La spiaggia della Purità è una delle spiagge più belle di Gallipoli. Dalle mura antiche potrete affacciarvi verso uno spettacolo di luci e colori sempre diverso, in base ai venti e ai chilometri di vista che possiamo avere verso la costa della Calabria Ionica. Vedrete i pescherecci rientrare, l'isolotto di Sant'Andrea, attività di vario tipo tra frenesia e relax. Come se per mezz'ora tutto ciò fosse capace di stregare chiunque e sempre, che si tratti di turista o gallipolino. E la terra giusta anche questa, il Salento, Gallipoli, per girarla in moto, perché siamo in un canale di motociclisti, di viaggiatori e ovviamente, insomma, qui dobbiamo un attimino stuzzicare, far venire la voglia. Noi ogni anno diamo patrocinio a iniziative di gruppi di motociclisti che vengono a fare tappa a Gallipoli, che organizzano, diciamo, visite, giri guidati o viaggi, e fanno poi tappa a Gallipoli. Successo, diciamo, molte volte, hanno fatto anche cose organizzate in maniera carina. Questo vuol dire che è una città che funziona per i motociclisti. Poi, certo, una città che è una penisola con tantissima costa, questa bellezza da ammirare. Assolutamente. Se non ti fai un giro in moto, te lo fai se non te lo fai qui? E questa è una giornata davvero da moto. Penso che ci siano in questo momento 18 gradi. L'ottavo consiglio è quello di curiosare tra i pupi che vengono esposti circa due giorni prima la fine dell'anno. E si tratta di un fantoccio di cartapesta alto circa 3 metri. Il pupo rappresenta il vecchio anno che viene bruciato allo scoccare della mezzanotte per dare l'addio al passato e ad accogliere il nuovo anno. Si tratta di un'antica tradizione tramandata, mantenuta viva grazie anche alla volontà di diversi ragazzi. E resterete anche colpiti molto spesso perché, facendo veramente un bel balzo oltre quella che è semplice tradizione, vi racconteranno, come vedrete nelle immagini, anche un intento sociale molto sottile, molto profondo, molto interessante. Quindi andiamo con il consiglio successivo. Bellissimo questo pupo, quanto tempo hai impiegato a farlo? Abbiamo iniziato il 16 ottobre, abbiamo finito intorno a metà dicembre, tipo due mesi. Tutto questo è fatto in cartapesta. Cartapesta, l'hai lavorata tu? Sì, io insieme al mio gruppo. Da quanti Siamo anni? Una decina di persone. Da quanti anni fai questo? Noi abbiamo iniziato il primo pupo qui, lo staff esiste dal 2017, quindi il primo pupo è stato nel 2017, sempre in questa zona. Quindi non è il primo che fai? Non è il primo che faccio. Come mai hai scelto questo soggetto? Allora, in poche parole, nasce questo progetto da una musica, da una canzone. Ah. L'Arca di Noè di Mannarino.
Pensa a te. E noi con la barca vogliamo indicare il mondo che sta affondando, tutti i problemi, tutte le problematiche. Infatti c'è l'inquinamento, poi in faccia al pupo c'è il segno rosso sulla violenza delle donne. Poi abbiamo messo a posto proprio i tacchi rossi per la violenza delle donne. Lo stesso inquinamento, ripeto. Poi è proprio la vita del pescatore che è un problema, perché deve comunque andare a pescare, come certo. dice la canzone. Deve comunque andare, però non si sa il finale. Cioè certo. può andare a rischiare, però non si sa se la giornata andrà a terminare bene, ragazzi. E la rete è la vita del pescatore, perché la vita del pescatore dipende tutto dalla rete. Se la rete è piena di pesci, certo, certo. andrà tutto bene. Se la rete è piena di, invece di esche o plastica o rifiuti, non va tutto bene. E quindi abbiamo indicato, abbiamo messo infatti sulla rete le esche e soprattutto la plastica, no? Che è il materiale che inquina di più il mare. Certo. Quindi c'è molta responsabilità sociale, diciamo. Tu quindi non è da poco che lo fai, chi ti ha insegnato a farlo? Io diciamo che io ho 20 anni, siamo un gruppo giovane, uno dei più giovani della città. Cioè tu hai 20 anni? Sì, il primo pupo è stato a 13 anni, da solo. Bravissimo. Da solo, sempre col mio gruppo. Bravissimo. Però io prima dei 13 anni frequentavo un altro gruppo sempre della città, che mi ha diciamo impostato tutte le basi, tutte le cose. Poi quando mi sono sentito pronto ho iniziato a farlo da solo, mi sono fatto la mia squadra e bravo, è andata così. Bravo. Da sette anni che siamo. Da sette anni, quindi per te questa tradizione è molto importante? Molto importante, perché io sono diciamo un ragazzo che è molto diciamo legato alle tradizioni della nostra città. E oltre al pupo di Capodanno ho realizzato anche qualche mostra dei presepi. E la caremma di Pasqua, certo. e ho realizzato diciamo delle cose per far movimentare un po' le tradizioni di Gallipoli, soprattutto perché anche c'è una carenza di giovani in questi certo. in queste tradizioni, perché adesso i giovani non interessa più la carta pesta, le cose, quindi io cerco di tirarle, di portarla avanti, di sì. portarla avanti. Senti, che speranza hai di poter vincere un premio e con chi te la giochi quest'anno? Premi non ce ne sono, neanche una gara, però sono fiducioso dei miei lavori che faccio, anzi dei nostri lavori con il mio gruppo che facciamo ogni anno, quindi la giocherei. Grande, complimenti, complimenti davvero. Altro punto tappa che sicuramente, ragazzi, io voglio consigliare è una sosta alla fontana greco-romana. Vi suggerisco assolutamente una sosta, è una fontana molto bella, molto particolare, molto antica. Secondo la tradizione popolare è ritenuta la fontana, diciamo, tra le più antiche d'Italia. Questa è una fontana di epoca rinascimentale che oggi vediamo qui, ma in realtà l'origine fu posta in un'altra area di Gallipoli chiamata Le Fontanelle e poi è stata spostata diverse volte, è stata arricchita di elementi, compreso lo stemma di Gallipoli, e sicuramente appunto io suggerisco una tappa anche qui alla fontana greco-romana, quindi a ridosso del borgo antico, chiesa del Canneto, il porto e il castello Angioino. Siamo arrivati al decimo consiglio, ma prima di chiudere l'anello vorrei dare un suggerimento in più, merita davvero. Dedicate 2 ore al rientro dei pescherecci in porto. Il rientro dei pescherecci in porto è un simbolo del lavoro duro e della dedizione dei pescatori. È un momento che segna la fine di una giornata impegnativa.
È un momento di condivisione in cui i pescatori tornano a casa con il frutto del loro lavoro. Avrete la possibilità di acquistare ottimo pesce fresco a chilometro zero in una moltitudine di colori e voci. E la decima tappa ci porta a nord di Gallipoli. Siamo appunto al decimo consiglio, ci sposteremo di circa 5-6 km in direzione Rivabella. La potrete fare con ogni mezzo, percorrerete un tratto di costa roccioso fino a Torre Sabea, dove suggerisco una sosta. Da qui sarete in pochi istanti a Rivabella, dove potrete parcheggiare il vostro mezzo e godervi una meravigliosa passeggiata sul Bagnasciuga tra pineta e mare cristallino. Ma attenzione, siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci vorrei dire che se sarete a Gallipoli nel mese di dicembre per assistere appunto allo spettacolo dei pupi, avrete anche la possibilità di godere dei fuochi d'artificio che coinvolgeranno e abbracceranno l'intera città, dal Borgo Antico alla Città Nuova. Bene ragazzi, il tour è terminato. Come detto all'inizio, le opportunità possono essere diverse. Le distrazioni, gli eventi, le opportunità di svago cambiano in relazione alla stagione, al mese dell'anno e a tutto ciò che fa parte della programmazione, nonché di quello che offre ovviamente la natura. Fatemi sapere nei commenti quali posti voi avete visitato a Gallipoli, quali sono state le vostre impressioni. E come sempre il mio invito è quello di iscrivervi al canale per confermarmi anche il vostro interesse nei confronti di questi contenuti. Alla prossima!